Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Allora, sono delle giornate all'interno delle quali io mi sto vergognando, vi dico la verità, di avere a che fare con dei bambini immaturi quali sono i nostri giocatori. Siamo tutti d'accordo che la Juventus si trovi all'interno di un contesto veramente ridicolo, no? Noi abbiamo dei risultati che non possono essere accettati. Le responsabilità dell'allenatore sono evidenti, cioè chi nega le responsabilità dell'allenatore cambiasse sport, perché è chiaro che l'allenatore abbia delle responsabilità abbastanza palesi. Però ti devo dire anche un'altra cosa, e te la devo dire sinceramente: dopo quello che sono venuto a sapere nelle ultime ore, io credo che sia il momento di staccarsi un po' da allenatore e dirigenza e andare a parlare un po' di quei signori che, percependo miliardi letteralmente, indossano la nostra maglia mancandoci di rispetto. Perché io ve lo dico che ci mancano di rispetto, non mancano di rispetto solo a noi tifosi, mancano di rispetto a tutti i tifosi del mondo, non solo quelli italiani, ma a tutti i tifosi del mondo della Juventus. Perché la Juventus è una delle squadre più tifate al mondo, è una delle squadre più popolari al mondo, è una delle squadre più blasonate al mondo. E avere all'interno del campo gente che fa quello che hanno fatto questi soggetti è roba indecente. Ma vi spiego un po', perché giustamente potreste dire: Meta, perché sei così arrabbiato? Per quale motivo ti stai arrabbiando così tanto? Mi sto arrabbiando così tanto perché quello che io fino a un mese fa dicevo su questo canale e veniva schernito, perché comunque avevo detto: ragazzi, vedete che non c'è solamente un problema tecnico, c'è anche un problema relativo al fatto che la squadra non segue l'allenatore, ma non perché c'è rispetto, c'è proprio un rifiuto da parte della squadra nei confronti della dirigenza e nei confronti di alcune decisioni dell'allenatore. Cosa che all'epoca, quando io dissi questa cosa, no, ma che stai a dire? Ma te stai a inventare le cose? E invece si chiarisce adesso, a distanza di un mese, di che cosa io stessi parlando. I cari giocatori che noi amiamo tanto, che seguiamo, che rispettiamo, sono all'interno della nostra squadra pagati dalla società, eh? Quindi sono pagati, guadagneranno una marea di soldi praticamente per giocare a calcio nel loro lavoro, sono rispettati a livello sociale perché sono idolatrati e quindi sono anche, voglio dire, adorati. Sono letteralmente dei privilegiati e nonostante questo, l'altra sera, quando la Juventus ha disposto il ritiro, ragazzi, per 2 giorni, un ritiro che voglio dire fosse dipeso da me, sarebbe durato non 2 giorni, sarebbe durato fino a giugno il ritiro per come vi state comportando, la squadra si è anche detta contraria. Cioè, i giocatori non ci volevano neanche andare in ritiro, sono stati costretti dall'allenatore e dalla società, perché non c'è un minimo d'autocritica. Ma vi spiego un po' quello che è successo, perché ci sono un sacco di cose da dire. Prima ovviamente di iniziare, come al solito ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi ragazzi, se vi va, ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete like al video e attivate la campanellina, che è sempre molto importante. Dico inoltre, ragazzi, e questo è molto importante, all'interno della descrizione trovate ovviamente, ragazzi, OneFootball, che è l'app numero 1 dedicata al calcio ed è gratis, e poi trovate anche i miei social, quindi se vi va seguitemi sui social. Allora, piccola premessa, prima che qualcuno mi scriva nei commenti delle cose che sono state riferite ai primi 30 secondi di video e non ha visto il continuo, non è un video in cui io vado a scaricare la responsabilità sui giocatori. Perché io nei video precedenti, in tutti i video precedenti, ho dato colpe ai giocatori, ho dato colpe agli allenatori, all'allenatore ho dato colpa anche ai dirigenti. Quindi, lungi da me difendere allenatore e dirigenza. Però ti posso dire una cosa: quando tu già hai delle difficoltà tue e trovi un gruppo di persone, trovi una squadra che non collabora, che non vuole collaborare, che non vuole lavorare, che contesta i metodi di lavoro, che contesta, diventa impossibile. E questa cosa qui, ragazzi, è una cosa che veramente mi fa davvero arrabbiare. Così come mi fa arrabbiare la gente che giustifica i giocatori. Ragazzi, ma che cosa vi giustificate i giocatori? Ma voi, se a scuola avete un contrasto con un vostro professore, vi rifiutate di andare all'interrogazione? Ti rifiuti di andare all'interrogazione e prendi 2, poi non ti devi lamentare. Sei al lavoro, hai un qualcosa che non va con il tuo capo ufficio, cosa fai? Non ti presenti al lavoro? Ti rifiuti di fare il tuo lavoro? Tu sei un dipendente di quell'azienda? Sei uno studente di quella scuola? Devi fare ciò che ti viene purtroppo chiesto. Quando sarai fuori dalla scuola o quando ti
andrai fuori da quell'azienda, farai quello che ti pare. Per adesso tu devi comunque andare ad ubbidire agli ordini di colui che comunque gestisce il lavoro. Questa è la società civile, non la società all'interno della quale io leggo gente che dice: poveri giocatori, non ce la fanno più ad essere allenati da Allegri. Raga, a me non me ne frega niente da chi sono allenati i giocatori, a me me ne frega che i giocatori vanno a comportarsi in un certo modo. La dovete finire, non ce l'ho con voi, ce l'ho con loro. La devono finire di giustificare il comportamento di gente che ha mandato via tre allenatori, perché sono tre allenatori che questo gruppo squadra fa fuori. Il primo è stato Sarri, il secondo è stato Pirlo e il terzo sta per essere Allegri. Quindi io le giustificazioni alla squadra non le do più. Se le volete dare voi, le date voi. Io alla squadra non perdono nulla, perché dopo che tu stai facendo letteralmente vomitare all'interno della stagione, tu stai creando una stagione da veramente che non ho neanche io idea di che cosa stai dicendo. Tu vieni, ti viene detto: guarda, oh, guarda, ci sta una decisione, dobbiamo andare in ritiro, dobbiamo andare a fare un ritiro perché comunque dobbiamo cercare di isolarci. Tu non ti puoi, tu non puoi dire: no, io in ritiro non ci voglio andare perché non voglio stare lontano dalla mia famiglia. Ma che cosa stai dicendo? Ma ti hanno mandato, non lo so, a fare un'esperienza di lavoro non lo so, in un paese ostile? Sei all'interno di un hotel pagato, servito, riverito dalla mattina alla sera e ti stai lamentando perché non puoi tornare a casa. Che vuoi, che ti do un bacetto sulla fronte? Ma tu ti rendi conto? Voi giocatori, ma voi vi rendete conto che state mancando di rispetto a tutti i tifosi della Juventus? Ma voi pensate veramente che tutto questo sia normale? Ma voi vi rendete conto che state mancando di rispetto a tutto il popolo bianconero? O non ve ne frega niente? Non ve ne frega niente. Alla maggior parte della gente non gliene frega niente di noi tifosi. Ai giocatori, di noi tifosi, non gliene frega niente, perché se gliene fregasse qualcosa, il ritiro, sto zitto e vado in ritiro, non che fai una caciara e una polemica perché non volevo andare in ritiro, poi la stella che non vuole andare in ritiro, poi la stella. Giochi talmente bene, segnate talmente tanto e fate talmente tanto gruppo che non volete andare in ritiro, ma io in ritiro te ce manderei. E chi non vuole andare in ritiro, fuori dalla squadra, è la dirigenza che deve prendere il controllo adesso, non l'allenatore, perché siccome l'allenatore non lo ascoltate, allora deve subentrare la dirigenza. Coloro che non vogliono il ritiro, coloro che remano contro, coloro che stanno all'interno dello spogliatoio e continuano a discutere comunque in maniera maleducata, comunque vanno ad essere non professionali, vanno tutti fuori squadra. Io vi metto fuori squadra, vi faccio dimenticare come è fatto un campo da calcio, ma tu con me non giochi più. Con me non giochi. Io devo essere, cioè all'interno della squadra devono comandare i giocatori? Da quando? Da quando? Non è il primo allenatore con cui voi avete problemi, quindi non è forse l'allenatore che non va. Non è il primo allenatore. Allora, con Sarri abbiamo dato ragione, perché Sarri aveva litigato con mezzo spogliatoio, ha i suoi modi di fare. E vabbè. Con Pirlo la scusa era: ma Pirlo che ce deve fare a noi? Che ce deve insegnare? È inesperto. Dai, la Juve può essere mai gestita da Pirlo? Mai allenato in vita sua? Mai allenato? È inesperto. Può essere mai gestito da Pirlo? È arrivato Allegri. Ragazzi, io vi dico una cosa, e ve la dico sinceramente, se c'è qualcuno che deve dimostrare qualcosa, è la squadra. È che quello lì, con una squadra decente, ha dimostrato di saper vincere. Voi, ancora niente, da nessuna parte, con tre allenatori diversi. Basta adesso. Adesso basta. Basta giustificare questi pagliacci. Perché qui si sta parlando veramente di essere. Questo è un modo di comportarsi da pagliacci. È un modo di comportarsi veramente che fa ridere. Fa ridere. Ma tu ti rendi conto? Questa è gente che percepisce milioni di euro all'anno che si spaventa perché deve andare in un ritiro. Cioè, ma tu ti rendi conto, raga? Ma tu ti rendi conto? Ma c'è un motivo per cui tutte le principali voci di opinionisti, Moggi, Del Piero, Buffon, Chiellini, chiunque ha parlato, ha detto: il problema è un problema di squadra, che è quello che vi sto ripetendo da un mese. È un mese che vi sto dicendo, ragazzi. Vedete che ci sono dei giocatori, io so pure i nomi di quei giocatori, ma tanto è inutile che io li dica, perché se io dico questi nomi dei giocatori adesso, la maggior parte mi dice: no, non è possibile, allora io vi lascio,
Vi lascio il piacere di scoprirlo da voi, chi sono i giocatori principali che remano contro allenatore e dirigenza. Ma questa gente qua, il campo, se fossi l'allenatore, il campo con me non lo vedi più. Il campo tu non lo vedi. Devo pagarti lo stipendio per stare in tribuna, neanche in panchina ti voglio, in tribuna. Neanche in panchina, in tribuna. Devo pagarti lo stipendio? Ti pago lo stipendio. Ma a fine anno tutte le vai però. Anzi, te le vai a gennaio. Te le vai a gennaio. Io preferisco far giocare gente dell'under 23. C'è gente dell'under 23. C'è gente dell'under 23. Gente dell'under 23. Che pagherebbe oro per stare in prima squadra e giocare in prima squadra e vestire la maglia della Juve ed essere membro attivo della squadra della Juventus. Pagherebbe oro. Voi non avete rispetto nei confronti dei tifosi, nei confronti dell'allenatore, nei confronti della tifosa. Ah, un'altra cosa ti devo dire. Lo striscione lì della tifoseria fissa allo stadium, quello di cui abbiamo parlato. Quello è chiaro, eh. La tifoseria ce l'ha con voi, non ce l'ha con la dirigenza, ce l'ha con l'Agnelli. Perché c'erano anche altri striscioni contro Agnelli. Ma con l'allenatore non ce l'ha. Con l'allenatore ce l'hanno, c'ha la gente su internet. Che a un certo punto potrei anche dire, avete parlato di tifoseria della Juventus, la maggior parte delle persone sta capendo che il problema siete voi, perché questo è il terzo allenatore che non va. All'inizio va tutto bene, sì, con X, Y, noi ci troviamo benissimo, lavoriamo meglio, poi piano piano, quando vi chiedono degli sforzi, non li volete fare. Cioè, ma voi che vi siete messi in testa, perdonatemi, di essere pagati senza fare nulla, ma la colpa di tutto ciò è della dirigenza. Perché una dirigenza seria, una dirigenza vera, una dirigenza che gli interessa la Juventus, sai che cosa fa? Sai che cosa fa? Vi prende e vi mette fuori squadra. Io non voglio, guardate ragazzi, veramente, io non ho nessuna intenzione di mettermi a fare polemiche sul nulla. Non mi dite i giocatori fanno bene a lavorare, fanno fare così perché veramente prendo e non rispondo veramente più di me a livello di comportamento. Perché non si è mai visto che dei dipendenti di un'azienda si rifiutino di lavorare. Cioè, entriamo nel mondo reale, cioè, atteniamoci al momento e cerchiamo di capire un pochino che è questione di professionalità. Questo atteggiamento vergognoso, di disinteresse, di stupidità. No, 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 non lo accetto. Se volete potete andare in altre squadre a farlo. C'è l'Inter, c'è il Milan, ci sono altre squadre. Ci sono altre squadre all'interno delle quali potete fare quello che volete. Qui siamo diventati come l'Inter di tanti anni fa. Qui non c'è una regola, non c'è uno che detta le regole. Quello parla e non lo sento, ma ritiro, no, io ritiro non ci voglio andare perché devo stare vicino a mia moglie. Ma che stai a fa? Ma che stai a fa? Ma che stai a fa? Ma chi te conosce? Ma vai in ritiro e stai zitto, che è il problema per cui stai in ritiro per colpa tua. Non stai in ritiro perché magicamente ci siamo dimenticati come si allena, come si gioca. Stai in ritiro per colpa tua. Perché per prendere un gol dopo 5 minuti con gente che viene dall'Israele, che gioca a livello della nostra Serie B, è perché tu con la testa non ci stai in mezzo al campo, non perché i posizionamenti sono sbagliati. Poi è troppo semplice andare su internet e fai fenomeni e scrivi hashtag ridicoli che fanno apparire la gente ignorante. Questo è troppo semplice. Ragionare è un po' più difficile, quindi lo fanno in pochi. Lo fanno in pochi, è un mese che stiamo a dire sta cosa qua sopra, cioè ragazzi, ci stanno dei giocatori che non funzionano, dei giocatori che non colla, dei giocatori che non giocano, dei giocatori che fingono di fa, ma cavolo, ma chi ci crede che tu manco un cross dentro l'area sai fare, ragazzi? Ma bisogna essere o incompetenti in materia calcistica per dare tutte le colpe agli altri, oppure bisogna essere veramente in malafede ed essere uno che dice mi sta antipatico l'allenatore e decido di fare tutto contro l'allenatore. E basta, è il terzo allenatore in 4 anni. Avete stancato tutti. Tutti avete stancato con questo atteggiamento. Entrate in campo, pare che mi è stato a fare un favore. Oh, pare che mi è stato a fare un favore. Ma il rispetto nei confronti dei tifosi, ma dove sta? E no, perché la dirigenza ha detto no, perché l'allenatore ha detto ma che cosa? Se beve vado a fare tutta l'altra di quello che hanno detto loro, ma di che stiamo a parlare?
Ma di che cosa stiamo parlando? 20 persone, ce ne stanno 3 che si salvano, 2 che si salvano. Di che cosa stiamo parlando? Ma io vi manderei a zappare la terra, con tutto il rispetto per chi zappa la terra, che è un lavoro nobile, dove tu comunque devi lavorare, sudi dalla mattina alla sera per guadagnarti quello che ti guadagni, devi veramente, veramente andare a faticare. A zappare la terra vi manderei, a zappare la terra. Punto. Così capite un po' quello che vuol dire avere rispetto nei confronti degli altri, che passano la gente che va allo stadio, che se fa i chilometri manda allo stadio per vedervi giocare così perché non c'avete voglia neanche di giocare. Ma chi volete prendere in giro? Ma chi volete prendere in giro? Ma chi volete prendere in giro? Potete prendere in giro chi non ne capisce nulla di questo sport, ma chi ne capisce si accorge che c'è qualcosa che non va. Chi volete prendere in giro? Chi? Chi cercate di prendere in giro? Che la maggior parte di voi c'ha la bocca che puzza di latte ancora. Ma chi volete prendere in giro? Cosa? Siete bambini immaturi, milionari che se pensano di essere star? Ma chi siete? Ma scendete da sto piedistallo, che sennò ve ce faccio scendere io da sto piedistallo. E qua siamo arrivati al punto e qua comandano loro. Comandate voi, allora sai che fate la prossima volta siccome comandate voi? Le responsabilità aziendali le prendete voi. Io vi manderei senza allenatore, senza nessuno, vi allenate da soli, giocate da soli e se non mi portate i risultati vi dimezzo lo stipendio a uno, finché non mi portate i risultati. Questo fa una società che vuole veramente il bene della squadra.